La finalissima infragirone dei playoff di prima categoria vede il Real Guardiavomano e Luco davanti all'ultimo ostacolo per accedere in promozione. Marsicani a caccia di un risultato positivo nell'andata del doppio scontro in terra teramana, squadra di Bizzarri che vuole invece provare a chiudere i conti già nel proprio fortino casalingo. Pronti via la prima Che occasione di supera di marca Paolo locale, preso in su uno tuffo e spiovente realizza in il arrivo dalla centro fascia dell'1 a 0. destra. Massimo Di Giacinto conclude al volo ma manda alto. Guardiavomano ancora pericoloso poco dopo con un'azione continuata che alla fine libera al tiro l'altro Di Giacinto, Matteo, ma il portiere ospite si oppone con i piedi. Nel primo tempo non succede molto altro e nella ripresa si parte forte con il Luco pericolosissimo da calcio piazzato, ma l'incornata di Di Virgilio termina a lato rispetto ai pali difesi da D'Andrea. A centimetri dal gol vanno poi i locali con una punizione praticamente perfetta che supera Di Paolo ma si infrange sul palo alla sua destra. Dunque il match cambia completamente volto al 20° del secondo tempo, quando un intervento in area di rigore porta al penalty a favore dei locali. Grandi proteste dei lucchesi, ma il signor Sciubba di Pescara non ha dubbi e decreta l'estrema punizione. Della battuta si incarica Mario Bizzarri, che supera Di Paolo proteso in tuffo e realizza il centro dell'1-0, quello che rompe gli equilibri del doppio match. Il Luca ad ogni modo non vuole sentir parlare di gara finita e si ribalta in area di rigore avversaria, trovando uno spettacolare pareggio con il tiro al volo di Di Francesco Antonio, un centro di rarissima bellezza che fa impattare il parziale sull'1-1. I marsicani sono nel loro momento migliore e spingono facendosi per due volte fermare dal portiere di casa, D'Andrea, prima con i piedi e poi con le mani, quindi proprio al 90° il Real Guardiavomano approfitta di un ottimo inserimento di testa di Faragalli e passa di nuovo in vantaggio, spostando gli equilibri a proprio favore in vista del match di ritorno. Al triplice fischio dell'arbitro non c'è altro da aggiungere e tra una settimana ci si ritroverà a Luco de Marzi per l'atto conclusivo di questa infinita prima categoria. Ma guarda, secondo me è stata una partita molto equilibrata, ci sono stati pochi tiri in porta, giocata maschia. Il campo non ci permetteva di palleggiare, questo vale pure per loro. Io credo che gli episodi alla fine facciano la differenza. Noi abbiamo fatto un errore sul gol loro, potevamo spazzare prima la palla, la stessa cosa hanno fatto loro sul rigore. Poi queste partite si risolvono anche con i calci piazzati e alla fine è venuto il gol del 2-1. Ma io credo che sia stata, io ho fatto i complimenti all'allenatore e ai ragazzi, perché credo sia stata una bella partita. Poi al di là di chi perde o chi vince, il risultato conta, ma conta perché conta, altrimenti è stata una partita bella, combattuta e alla fine purtroppo quando tu sbagli in un controllo, uno stop, può decidere la partita. Ma cioè, l'obiettivo era di non prendere gol, non ci siamo riusciti, però noi siamo una squadra che reagisce bene. Oggi avevamo un paio di mancanze, cerchiamo di recuperare tutto in settimana e poi andiamo a Lugo e quello che viene viene. Sì, guarda, la dinamica della partita è stata il primo tempo equilibrato, è stata una bella partita di un'altra categoria secondo me. Due belle squadre si sono date battaglia, abbiamo preso un gol su un nostro errore, ingenuità nostra, sul rigore. Poi l'abbiamo ripresa, abbiamo avuto anche occasioni sia nel primo tempo che nel secondo per fare andare in vantaggio. Poi il calcio è così, purtroppo su un calcio d'angolo, un cross, insomma, il nostro difensore si è fatto sorprendere e abbiamo preso il gol del 2-1. Comunque rimane una grande prestazione perché venire qua a giocare su questo campo che non è molto semplice, insomma, abbiamo fatto una grande gara. Sì, il ritorno, beh, giochiamo in casa nostra, noi in casa abbiamo fatto sempre bene, quindi sono fiducioso per il ritorno. Sicuramente affronteremo l'avversario in modo diverso e cercare la vittoria a tutti i costi. Sì, questo purtroppo non dovrebbe far parte del calcio, ma succede in Serie A, succede in tutte le categorie. La partita ha una grossa adrenalina, quindi purtroppo succedono. Non dovrebbero succedere, vediamo se a Lugo sarà meglio.